Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video sul mercato immobiliare spagnolo. Per chi non mi conosce, sono Daniele Zevignani, sono un agente immobiliare specializzato nel trading immobiliare e negli investimenti turistici. Faccio questa attività dal 1992 e sono specializzato in questo momento in Spagna e Repubblica Dominicana. Sono due mercati in cui io ho vissuto e che seguo da tempo. Sono inoltre il fondatore del gruppo Facebook Italiani in Spagna. Vi lascio il link in descrizione perché su questo gruppo pubblico contenuti informativi gratuiti. Vi lascio anche in descrizione il link al mio profilo LinkedIn, che è il profilo che utilizzo principalmente per la mia attività. Naturalmente, nell'ambito della mia attività, io vendo servizi online, quindi mandati di ricerca, fondamentalmente per persone che vogliono investire in Spagna o Repubblica Dominicana. E vendo chiaramente anche servizi di assistenza online per quanto riguarda il controllo dei documenti per verificare che tutto vada bene e un servizio di stesura del preliminare di compravendita. Oggi parliamo di un argomento molto interessante perché vorrei parlarvi delle conseguenze del Covid sull'andamento medio dei prezzi in Spagna. Perché controtendenza rispetto a quello che si pensava, c'è stato mediamente un aumento nell'ultimo anno dello 0,5% a livello nazionale nelle zone costiere. Quindi adesso vi andrò a dettagliare quali sono le zone che hanno avuto un maggiore incremento di valore. Quindi, la costa, le coste delle Baleari sono quelle che sono cresciute maggiormente nell'ultimo anno. Hanno avuto infatti una variazione del più 4,4%. Seguono la ruota i comuni della Costa del Sol, la nazionale di Malaga, che hanno avuto un incremento di valore del 3,1%. Anche la costa di Alicante è cresciuta molto, perché è cresciuta del 2,6%, la zona di Barcellona è cresciuta del 2,3% e la zona di Cadice del 2,2%. Chiudono questo trend la Costa Vasca con 2%, Valencia con un più 1% e la costa di Cantabria con lo 0,5%. Tutte le altre zone costiere della Spagna hanno subito un deprezzamento. In particolare ha perso tantissimo valore la costa tropicale nella provincia di Granada, che ha perso il 6,5%. La costa di Almeria ha perso il 5% e tutta la provincia di Las Palmas ha avuto un deprezzamento medio del 4,6%. Santa Cruz del Tenerife ha avuto un leggero deprezzamento dello 0,9%. Chiaramente questo è determinato dalla difficoltà a raggiungere l'isola con gli aerei, perché ci sono state forti, forti, forti diminuzioni del numero dei voli. Parliamo però adesso della media prezzi, perché al di là di parlare delle percentuali è importante capire a livello di metro quadro come sono cambiate le cose. Il litorale Baleare continua a essere la zona con i prezzi più elevati, perché da una media di 3.273 euro al metro. La costa di Maresme 2.370 euro al metro, la costa Viscaina 2.365, sta lì sopra dei 2.000 euro si colloca la Costa Brava
media di 2241 euro al metro e la Costa del Sol che ha una media di 2050 euro al metro. La Marina Lucense è la zona costiera che ha perso più valore al metro quadro, con una media di 840 euro al metro quadro, leggermente superiore alla Costa Tropicale, che ha una media di 1.086 euro al metro quadro, e la Costa di Murcia. La Costa di Murcia non ha avuto né deprezzamenti né aumenti e segue con un trend fisso a 1.150 euro al metro quadro di media. Quindi possiamo fare tutta una serie di considerazioni su questo discorso. La mia opinione, chiaramente la pandemia ha aumentato da parte delle persone il desiderio di stare vicino al mare, di avere il terrazzo o di avere un giardinetto, e il rischio di essere chiusi in quarantena ha chiaramente favorito l'acquisto di case in queste zone. Quindi c'è stato questo aumento medio dei prezzi a livello nazionale dello 0,5%. Chiaramente per fare degli investimenti è necessario fare uno studio localizzato, quindi se voi avete intenzione di fare un investimento nel settore immobiliare, io vi consiglio di contattarmi su WhatsApp al più 34 625 44 5405. Faremo un primo appuntamento gratuito di consulenza dove ci conosceremo, mi spiegherò quelli che sono i miei parametri di lavoro, voi mi spiegherete quelle che sono le vostre esigenze, dopodiché procederemo e vedremo la fase. Per questo video è tutto, spero che sia stato un video interessante per chi vuole scoprire la Spagna dal punto di vista degli investimenti. Io ho vari interessi nel settore degli investimenti, quindi ci sentiamo sul mio gruppo Facebook, vi lascio il link in descrizione. Se il video l'avete trovato interessante, pollicione in su, iscrivetevi al canale. Buona giornata a tutti.